Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. Che cosa ci insegna il Rosario? La prima cosa che ci insegna è l'unità. Siamo uniti al Signore con la Maria, nostra Madre. Rosario ci aiuta per la salvezza, ci aiuta a superare gli ostacoli del mondo. Quando guardiamo la vita di Papa Pio IX, possiamo vedere, quando lui era in seminario, ha avuto una malattia. I superiori hanno deciso di mandare via del seminario. Prima di mandare via, il rettore dà a lui un rosario e ha detto che recitare tutti i giorni il rosario. Lui recitava tutti i giorni il rosario. Alla fine è passata la sua malattia, lui è rientrato in seminario, è diventato sacerdote, alla fine è diventato il Papa. Lui dice che con l'aiuto di Rosario, con l'aiuto di Madonna, ha avuto occasione per ricevere grazia di Dio, ha avuto occasione di compiere i suoi desideri. Il Rosario ci dà coraggio, ci dà la speranza. Come la parrocchia Madonna della Neve, recitiamo il Rosario accompagnati dalle immagini mariane della nostra aula liturgica. Siamo davanti al bassorilievo di Guido Lodigiani, realizzato per l'aula liturgica. È un'unica opera con 3 sequenze dei Vangeli dell'infanzia, i Vangeli che appunto ci raccontano i misteri gaudiosi, i misteri della gioia. In questo primo è l'immagine dell'Annunciazione, è rappresentata l'Annunciazione a Maria ma anche a Giuseppe, perché nei Vangeli entrambi ricevono un annuncio attraverso l'angelo. Qui l'angelo è espresso attraverso l'ala che diventa una mano affettuosa che accarezza il grembo di Maria con il volto di Maria che guarda verso l'alto e che dice sia fatta la tua volontà, avvenga di me secondo la tua parola, e però la mano di Maria accarezza Giuseppe che è un Giuseppe dormiente, perché sappiamo dal Vangelo di Matteo che è nel sogno, che Giuseppe riceve dall'angelo l'annuncio che diventerà il padre del Salvatore. È molto bella anche questo abbraccio tra la moglie e il marito, che ci raccontano come il mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi si è incarnato dentro alla realtà di una famiglia. Nel primo mistero contempliamo l'annuncio dell'angelo, l'incarnazione del Verbo. Bellissima scena. L'angelo viene davanti a Maria. Un momento immaginiamo. Maria accetta la volontà di Dio. Poteva dire no, non riesco a fare questo. Invece ha detto sì. Quando diciamo sì compie miracoli nella nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. In questa seconda parte, la parte centrale di questo bassorilievo, Guido Lodigiani ha rappresentato la visitazione di Maria, la cugina Elisabetta, reinterpretando anche le icone bizantine che mostrano due donne gravide, dove appunto le proprie gravidanze sono invitate a dialogare fra di loro. Ci racconta appunto il Vangelo di Luca che dal grembo Giovanni cominciò a profetizzare e si può riconoscere nel grembo di Elisabetta, che è la figura più grande perché dice il Vangelo che fu piena di Spirito Santo e esultò e esclamò a gran voce a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, nel grembo di Elisabetta emerge il volto che annuncia la presenza del Messia, il volto del suo figlio Giovanni, che già profetizza fin dal grembo. E Maria è colei che poi, proprio venendo a conoscenza in questo momento che le parole dell'angelo si sono realizzate, poi proclamerà il canto del Magnificat, il canto che annuncia che Dio innalza gli umili. Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria è il primo tabernacolo, porta Gesù a Santa Elisabetta. Se c'è la presenza di Gesù dentro del nostro cuore, avremo la gioia nella nostra vita. Condividiamo la nostra gioia con gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Questa terza parte del bassorilievo di Guido Lodigiani ci mostra Maria che è diventata madre, ha dato alla luce Gesù, il Salvatore, e ora lo mostra. Questa immagine è offerta ai fedeli che escono dalla celebrazione dell'Eucaristia e portano nel mondo la speranza che Gesù è il Signore, ma questa speranza è una virtù bambina, è una virtù fragile, debole, da coltivare con il proprio cammino di fede. Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Qui vediamo l'umiltà di Gesù. Poteva nascere al palazzo reale o altri alberghi, ma ha scelto una mangiatoia. Ci fa vedere l'umiltà. Chiediamo grazie di Gesù ad avere una vita con l'umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Simbolo del nome di Maria con la corona, perché Maria è Regina, cioè partecipe della vittoria di Cristo con la sua morte e la sua resurrezione, ci accoglie nell'ingresso dell'aula liturgica moderna, perché Maria è la porta che ci conduce al cielo. Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Qui vediamo l'obbedienza di Giuseppe e Maria verso Dio, verso il popolo di Israele. Chiediamo grazie di Gesù per costruire una vita con l'obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Anche il soffitto della nostra aula liturgica può avere un significato mariano. Come vedete, è stata pensata come arca rovesciata, dove le assi che compongono questo scheletro dell'arca sono altrettanti ricordi, reminiscenze, anzitutto dell'arcobaleno che al termine del diluvio segnò la prima alleanza di Dio con gli uomini attraverso Noè, attraverso la fede di Noè. Ma anche l'arca ci ricorda un'altra arca ancora più importante, è in un qualche modo un preludio dell'arca dell'alleanza, che è stato un ulteriore inserimento di Dio nella storia degli uomini, fino a giungere a Maria, che noi veneriamo come arca della nuova alleanza, perché ha custodito e ha donato al mondo il Salvatore Gesù. Nel quinto mistero contempliamo lo sparimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Più vediamo la relazione di Gesù con il Padre. Poi Gesù va con i suoi genitori. Se abbiamo un buon rapporto con Dio, la nostra famiglia sarà il paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcelum, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii meae, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum valle. Ea Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre del Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della grazia divina, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo della gloria eterna, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca della Nuova Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudisci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Francesco, come vorrebbe Chiesa povera per i poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti delle promesse di Cristo. Ho dimenticato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo, dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali, ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a te. grazie a te, solo grazie, per tutto e per sempre, grazie a te, grazie a te.